Ciao a tutti e bentornati a The Banner Saga. Ci siamo lasciati qui a Boisgard e adesso dobbiamo vedere come si mettono le cose perché non pare siamo molto al sicuro neanche qui. Però io volevo andare un attimino a vedere se dobbiamo promuovere qualcuno o mettere... Esatto. Sì, intanto voglio dire... Lo dobbiamo fare, mettiamo due bei punticini, uno qui e uno lo mettiamo qui. Ok, vediamo un po' se c'è qualcun altro. Non mi pare. No. Perfetto, tutto fatto. Abilità messe, promossi. E andiamo al porto. Quando arrivi al porto, il tuo cuore perde un battito. Non ci sono navi in vista, eccetto i relitti. Corpi galleggiano in acqua, gli edifici sono devastati. Cos'è successo qui? Mormora Alette. Sono andati tutti, dice Evind, avvicinandosi da solo. Vedo che hai avuto il mio stesso pensiero. Eccola. Evind, stai bene? Sto bene, non era una bugia. Il governatore è qui, è nascosto. Perché? Quando hanno cominciato ad apparire i distruttori, chiunque avesse una nave, un po' di buonsenso, se l'è svignata. La gente non può andarsene a piedi, il cibo è scarso, i mercati sono vuoti. Boisgard è un barilotto in fiamme in attesa che qualcuno lo ribalti. Quindi il governatore paga i corvi per proteggere il suo stesso popolo e per mantenere la pace, per così dire. Più che altro un massacro a qualsiasi accenno di rivolta. Questo dove ci porta? Io gli ho promesso la protezione dei riparatori di Arberrang. Non penso che sia molto popolare qui. Stanno cominciando a fare a pezzi questo posto per costruire nuove navi. Possiamo seguire il corso dell'Ormsa fino alla capitale. Lasciando indietro un'altra città buona. Quanto tempo ci vorrà per costruire nuove navi? Aspetta, che succederà alle persone che vivono a Boisgard? È il meglio che posso fare, Alette. Pensa che ci vorrà fino a un mese. Di solito non si fanno navi con il legname di scarto. Non appena la gente capirà cosa sta succedendo, ci saranno rivolte per le strade. Un mese, perché preoccuparsi? Bellower sarà qui entro la settimana, se non prima. Sono aperto ai suggerimenti. Che le idee siano dannati, non finirà mai tutto questo? Ivar ruggisce di frustrazione lasciandoti in piedi sulla banchina. Alette ti getta uno sguardo preoccupato prima di inseguirlo. Evind, cosa facciamo con Bellower? Evind non dice nulla per qualche momento. Non lo so. Accidenti. Accidenti. Ci tocca andare a parlare con Ivar. Trovi Ivar in piedi sulle mura della città a osservare i campi all'esterno. I distruttori mantengono la distanza, ma continuano a radunarsi. Troppi, troppi ragazzi, troppi. La vedo brutta. Sto bene, Rook. Ivar taglia corto prima che tu possa dire qualcosa. Lo sai che ha passato di peggio. Solo come uno che abbia bisogno di una pausa di tanto in tanto. Se vogliamo essere in piedi tra un mese, dobbiamo cominciare a prepararci. Cosa hai in mente? E se ce ne andassimo semplicemente a piedi, che mi dici dei corvi? Prima di tutto, i membri del clan hanno bisogno di un posto dove stare, nelle strade verrebbero fatti a pezzi. Terrò d'occhio i distruttori qui. Se si aprono un varco nelle mura, saremo tutti finiti, quindi dovremmo tenerli fuori. Per questo potrebbe servirci una mano. Dobbiamo scoprire chi controlla cosa e cerca di ottenere la nostra parte. Il cibo sta scarseggiando. E quando cominceranno a costruire quelle navi, dovremmo tenere la gente lontana. Che maledetto casino, farò quello che posso. Brutta situazione, brutta brutta. Ivar spiega, guiderò gli attacchi con Evind ogni volta che i distruttori arriveranno troppo vicino alle porte. Senti, in questo modo perderemo combattenti e varlo ogni giorno. Non ho bisogno di dirvi cosa succede se nessuno presidierà queste mura. Un aiuto ci sarebbe sempre utile. Pensi a ciò che vuoi fare ora, sapendo che una di queste attività probabilmente richiederà un giorno intero. Madonna. Trovi un luogo sicuro per la carovana. Ti unisci a Ivar a difesa delle mura. Trovi una fonte di provviste. Aiuti al porto. Metti Krum a capo dei guerrieri. Provi a riposarti. Ma che cacchio. Richiederà un giorno intero. Allora, non saprei, sinceramente non saprei, perché io qui penso che qualsiasi cosa faccio la sbaglio. Allora, io troverei un luogo sicuro per la carovana. Pensiamo prima agli altri. L'intera carovana si è dispersa per le strade dove sta attirando l'attenzione.
Potremmo cercare un dormitorio pubblico, suggerisce Alette, come a Frostwell. Capisci che se facessi un campo all'aperto potresti almeno tenere tutti insieme, oppure le persone che hanno lasciato la città di recente potrebbero avere case abbandonate da occupare. Radunali nel dormitorio pubblico, erigi un campo in spazio aperto tenendo tutti insieme, cerchi case abbandonate, metti al comando alcune persone e lasci che ci pensino loro. No, io li radunerei nel dormitorio pubblico. La maggior parte della carovana si riunisce in un grande dormitorio quasi vuoto. Il proprietario dice che le persone o sono troppo spaventate per uscire, oppure hanno già lasciato la città e sono già state attaccate più volte per le cose di valore. Ma la tua gente è benvenuta se lo desidera. Lasci dei combattenti a proteggere la casa. Decidi di radunare tutti insieme in un campo esterno. Cerchi delle case abbandonate. Resti qui nonostante i rischi. Non saprei, perché all'esterno penso che siamo più vulnerabili. Lasciamo dei combattenti a proteggere la casa. Metti dei volontari a sorvegliare i dormitori. I proprietari te ne sono grati. Speri che questo non metta in difficoltà la difesa delle mura, ma ti senti meglio sapendo che la tua gente è relativamente al sicuro. Molto relativamente. Intanto abbiamo perso altri 20 combattenti. Come niente fosse. Vai. Cioè, voglio dire, rimaniamo proprio. Andiamo a parlare di nuovo con Iver. Iver indica i distruttori lungo il muro e dice: ce ne sono sempre di più e stanno diventando più coraggiosi. Abbiamo perso un buon numero di combattenti da ieri. Un aiuto ci sarebbe utile. Se non rimane nessuno a difendere le mura, ci tocca. Ti avvicina uno dei membri della carovana. Volevo solo dirti che tutto sembra andare bene, dice, riferendosi alle persone della carovana. C'è stato qualche scontro con alcuni saccheggiatori, ma i combattenti che hai lasciato hanno risolto tutto. Perfetto, bravi. Pensi a ciò che vuoi fare ora, sapendo che una di queste attività probabilmente richiederà un giorno intero. Ti unisci a Iver alla difesa delle mura. Trovi una fonte di provviste e aiuta il porto, mentre Grum a capo dei guerrieri. Sono proprio tanti, Mi unisco ad Iver. Siamo diventati un po' più aggressivi ultimamente, dice Iver. Con il loro numero in crescita non ci prenderanno mai sul serio finché non ne facciamo fuori due per ognuno dei nostri che perdiamo. Mi tocca combattere, lo sapevo. Allora, io lascerei tutto così. Sarei curiosa di provare pure Echil, non saprei. Ma no, lasciamo le cose così, va. Proviamo. La spacca. Allora, siamo tutti qua, ragazzi. Siamo tutti qua. Partirei proprio così come stavamo messi. Pronti. Allora, tocca a Rook, che non colpisce nessuno se non lui. Allora, innanzitutto proviamo così. Dovremmo usare volontà, però poi qui ci stanno i frombolieri che ce lo seccano, Ho paura. Ce la rischiamo. Allora, non abbiamo volontà, perfetto. E attacchiamo così, vai. Allora, abbiamo il riparatore. Non siamo in grado di colpire nessuno, mi pare. No. E turno a vuoto. Io voglio andare a spaccare questi qui, quindi mi avvicino. Questo adesso ci colpisce sicuro. Ecco. Va bene, ci sta, non fa niente. Io andrei a ostacolare subito questo divaccio brutto. Krum, mi fai pochissimo danno, ma proprio poco. Ok, attenzione al fromboliere.
Allora, vediamo un po'. Possiamo colpire quello lì con Alette. E direi di provare, provare. Ok, quasi morto. Ok, perfetto. Ah, ma quello era già quasi morto, porca. Ho sprecato pure volontà. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Allora, mi avvicinerei senza ombra di dubbio da questa parte. Tocca a loro. Attenzione, attenzione. La vedo un po', eh. Allora, farei fuori il suo bomboliere maledetto. Ma non abbiamo possibilità di usare, però. Vabbè, gli ho detto lancio, ok? A me lo stesso. Allora, non colpiamo assolutamente nessuno con... Vabbè, avviciniamoci qua allora, va. Questi turni sprecati. Allora, qui mi andiamo a posizionare qui. Faccio fuori lui. Sì, sì, è meglio far fuori il frumboliere perché poi... Ok, attenzione. Allora, e a lui gli facciamo pochissimo, giusto? Sì. Allora, vieni qua e fammi fuori questo. Va, ce la fai? Te regge? Non te regge. Attenzione, attenzione, ci hanno circondati. Allora, allora, vediamo un po'. Se io mi metto qui con Alette. Volevo colpire il fromboliere, non lo colpisco, ma colpisco quello là. Mazza, gli fa un cacchio. Andiamo di armatura. Perfetto. Avviciniamoci anche noi, mio caro Mogun. No. Vorrei fare fuori quest'altro fomboliere, se ce la facciamo, non ce la facciamo. Rischiamocela tutta, ma tuttissima proprio. Non saprei. O faccio fuori il fromboliere o danneggio lui. Anzi, danneggio lui che è quello che c'ha più vita, mi pare. Ma insomma, dai. E allora, facciamo una ceppa proprio. Vai. Ok, abbiamo ammazzato pure questo grande. Sì, questo tanto sicura. Allora, mazza, 20%. E se usiamo volontà. Se usiamo volontà. Affallò, no, niente, devo andare sull'armatura. Vabbè, ho fatto una cazzata. Ecco, abbiamo perso Chrome. Perfetto. Sì, avviciniamoci, rischiamocela tutta. Allora, allora. Vediamo con Rook e gli facciamo la ceppa a lui e meno. Dovremmo andare sull'armatura. No, ma io mi voglio... Aspetta, mi voglio avvicinare qua e colpire il frumboliere.
Vai. Uno di meno. Allora, tocca al nostro... Io andrei senza indugio su lui. Allora, tu mi colpisci questo maledetto. Quasi morto. Aiaia, ci ha spostato Rook, ci ha spostato Rook. E allora, andiamo avanti con Alette e andiamo senza indugio a colpire lui. Non abbiamo volontà, accidentaccio. E allora, colpiamogli l'armatura. Mamma mia. Armatura di... di Rook, me la stanno distruggendo. E... vai. Attenzione Rook, attenzione. Ok, allora possiamo fare fuori lui, che praticamente è quasi morto. Volontà non la possiamo usare. Aspetta un attimo, è lui morto? Non vedo uno, dovrebbe essere lui, no? Aspetta. Ok, proviamo. Sì, perfetto, era lui. Aia. E allora, no, sbagliato. Accidentaccio, non posso usare manco per... Vabbè, facciamo poco danno, insomma. Aiaia. Dolore. Ok. Vabbè, Rook è morto. Con Alette possiamo colpire lui. Abbiamo volontà? Punticino, grazie. Così ci volevamo da mezzo questo. Forza ragazzi, ce la possiamo fare ancora, Ce la possiamo fare. Attaccami questo maledetto bastardo qui. Allora, ce la rischiamo? Direi di no. Direi di no. Mettiamoci qui, via. Ok, turno perso, vai. Questo mi segue, maledetto. Allora, direi di andare a fronteggiare questo qui per aiutare il riparatore. Vai. Ok, così ce lo siamo arrivati di mezzo. Dai ragazzi, manca lui, abbiamo perso solo Rook, Ok. Alette, un punticino volontà ed è nostro, vai. Grandissima. Grazie ragazzi. Forza Rook, rialzati che non è successo niente. Vabbè, come al solito me la sarò giocata male. Ma chi se ne frega. Chi se ne frega, al fine giustifica i mezzi. Ok. Andiamo sicuramente a parlare con Iver. Questo è grave, dice Evin, mentre Iver indica il campo di battaglia. A parte il fatto che siamo pieni di distruttori fino al collo. Si è presentato un carpentiere. Un cantapietre. Se non ci occupiamo di lui, questo muro cadrà entro la fine della giornata. Papà, c'è una rivolta al porto. Alette corre da te senza fiato. Stanno cercando di distruggere le barche. Quando riesce a calmarla, ti dice che ci sono i corvi, ma è preoccupata che la situazione potrebbe sfuggire di mano. Pensi a ciò che vuoi fare ora, sapendo che una di queste attività probabilmente richiederà un giorno intero. Ma non si può, ragazzi. Ti unisci a Iver a difesa delle mura. Trovi una fonte di provviste, indaghi sulle rivolte al porto. Metti Grum a capo dei guerrieri. Io ho paura che facendo questa cosa poi dopo mi si ritorce contro. Non so perché.
Indaghiamo sulle rivolte al porto. Quando arrivi al porto c'è il pandemonio. Alcuni lavorano sulle navi adesso, mentre i corvi stanno sopra i corpi di alcune persone e un'enorme folla ruggisce di rabbia. Le asce di Bolbec sono coperte di sangue. Cosa è successo? Gridi facendo di largo fra i rivoltosi. Cosa pensi che sia successo? Risponde Bolbec freddamente. Non ci è voluto molto a capire che stavamo costruendo navi sotto il loro naso. E loro non possono averne una. Hai intenzione di dare una mano o vuoi restare a guardare? Combatti insieme ai corvi, sali su un tetto e ti rifreccia la folla. Provi a calmare la gente, lasci il combattimento ai corvi. Proviamo a calmare la gente, ragazzi. Tieni bassa la tua ascia e cerchi di sovrastare il caos con la tua voce. Va tutto a rotoli quando uno dei rivoltosi ti dà un pugno in faccia, pure spaccandoti il naso e coprendo di sangue la tua faccia. L'ultima cosa che ricordi è la caduta all'indietro, madonna. Nel tempo che riprendi conoscenza, la sommossa è finalmente soffocata. Non ti salverò la prossima volta, dice Bolbec. Ognuno per sé. Vacilli con le spalle al muro per la nuova ferita. Madonna santa. Ma non si possono sistemare le cose parlando. Madonna, guarda i distruttori. Cos'è quel suono? Chiede Alette mentre ti avvicina le mura questa mattina. Forti colpi martellanti si sentono da dove Iver è in piedi a guardare i distruttori. Abbiamo problemi, Rook, grida Iver. Sono rimasti solo combattenti feriti e morti. E i distruttori lo sanno. I vestiti di Iver sono impregnati di sangue e all'aspetto patito. Mamma mia, non ce la fa più. Da sotto senti un forte schianto. Stanno arrivando, dice Evind. Lancia un fulmine verso la folla di distruttori, ma loro si riorganizzano inesorabilmente. Le porte vibrano e cedono di schianto. Cosa facciamo? Grida Let. Provi a fermarli alle porte. Proteggi i tuoi uomini prima di tutto, avverti i corvi, tendi un'imboscata all'entrata. Ma che cacchio? Oh. Ma che te vuoi imboscare? Ma che te vuoi imboscare? Avvertiamo i corvi. I cancelli cedono dietro di te, Krum è già lì con il martello da guerra pronto. Forza, grida, mentre si riversano nella città. Uccidi tre enormi guardapietre prima che gli altri gli saltino addosso. E cade ridendo sotto i loro colpi implacabili. Alle banchine i corvi stanno ancora lavorando sulle navi lunghe. Distruttori in città, gridi. Bolbec imprega ad alta voce e raduna molti dei suoi intorno a lui. Va e uccidi tutti i distruttori che riesci a trovare, urla. Io chiuderò quelle porte. Fai come dice lui e carichi il più vicino gruppo di distruttori che sta vagando per le strade della città. Ci tocca un'altra battaglia. Va bene. Allora, io mi porterei Odd. Ah, no, perché aspetta, abbiamo già due arcieri. Abbiamo già due arcieri e allora a sto punto mi prendo. Ma io lo proverei, Kill, che dite? Proviamo? Speriamo che ci sia l'arce contro, guarda che sguardo. Proviamo, al massimo moriremo tutti male, ma chi se ne frega. Allora, bene. Perché stiamo guardando tutti di là? Se loro sono di qua, fatemi capire. Allora, io rimarrei qui, perché magari, vero, potrei fare fuori questi. E allora, organizziamoci un attimo. Fatemi capire un attimino come siamo messi. Siamo messi che lui lo sposterei un pochino qua. Ah, perché c'è sto maledetto qua, porca. Oh, porca. Se io lo metto qua, il riparatore. No. Allora, qui tocca studiarsela, perché in questi punti qua non si può passare poi, Accidentaccio. Vabbè, rimaniamo così. Allora, tocca a noi con Rook. Da qui colpiamo. Sprechiamo. Ma non importa. Il frumbogliere non lo acchiappo, peccato. E sì, vai. Azzo però, Non possiamo avvicinare a nessuno. Ai, Aletta, la vedo male. Porca. Allora, carissimi, voi da qua ve ne dovete andare. No,
Aspetta un attimo. Vabbè, ma che aspetta. Vai. Uccidi. Attenzione ai frombolieri che non mi piacciono per niente. Ha messo il trappolone, ha messo il trappolone. E Alette, cioè ce ne dobbiamo andare prima di subito. Prima di subito proprio. Proviamo un po'. Sprechiamo volontà. Ah no, ma da qua non lo colpiamo. Fallo, vabbè. Attenzione ragazzi, attenzione ragazzi. Io ho avvertito però, eh. Io ho avvertito. Diciamo quasi niente. Comunque vabbè, non stesso. Arretra pure quello. Ok. Questa la vedo brutta, eh. Questa la vedo brutta, molto brutta. E seppure, anche se gli facciamo... No, aspetta, aspetta. Aspetta, vabbè, sì. Anche se gli facciamo poco danno, sti cavoli. Danneggiamo. Uccidiamo. Ok. Allora, vorrei affrontare questo, ma poi me la devo da gambe perché questo mi massacra. Va bene. Usiamo anche volontà, faremo più danno. Vai. Te prego. Beh, 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 anzi. Allora, io direi di toglierci di mezzo sti frombolieri del cacchio che hanno già rotto, vero? Vai. Adesso ci fanno fuori lui. Perfetto, grandissimo. E ok, non perdiamo la calma perché non tutto è perduto ancora. Colpiamo con Alette. Che te vuoi colpire? Va bene. Aia, 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 aia. Attenzione, attenzione, mettiamoci alle spalle. No, 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 aspetta. Cacchio proprio, va bene, dai. Poco danno, ma poco per volta. Si buttano giù lo stesso. Tocca a Rook, tocca a Rook. Allora, con Rook io potrei far fuori da qui questo frombogliere maledetto. Ci aiutiamo con volontà e se ne va via pure questo. Così ci rimangono loro due e ce la gestiamo con un po' più di calma. Se non ci massacrano prima. E me la vado a rischiare ancora una volta. Vai. Usiamo tutta la volontà che abbiamo, vai. Grande, grande, grandissimo. Sei un grande proprio. E perfetto. Ci va bene, ci va bene, ci va bene, ci va bene lo stesso, va benissimo così. E mia cara Let, a te l'onore di uccidere il maledetto. Abbiamo... Perfetto, è andata bene. Pensavo che non ce la facevamo. E allora, avviciniamoci qui, anche se non lo possiamo colpire, e con il carissimo Rook. No, ancora non lo colpiamo. Vabbè, abbassiamo l'armatura, vai. No, no, non era. Sì, sì, era Rook, giusto. Allora, non possiamo fare niente, non ci arriviamo da qui. Ma adesso con Hyper lo ammazziamo. Addio, caro. Non abbiamo perso neanche... Ah, no, sì, abbiamo perso un combattente, ma va bene, ci sta. Ci sta, vittoria, vittoria. Con l'aiuto dei corvi elimini la maggior parte degli istruttori entrati in città e riesce a rinforzare le porte rovinate. Inizia a gettare i corpi al di là del muro, dice Bolberg.
Così forse ci penseranno due volte prima di lanciare un altro assalto. Perfetto. Fortunatamente la tua reazione rapida ha salvato la vita dalla maggior parte dei membri del clan. Dici una benedizione per quelli che sono stati uccisi nel caos dell'invasione e torni a pensare agli altri problemi. Sempre problemi, raga. Basta con questi problemi. Va bene, allora prima di proseguire ci risalutiamo qui con questa bellissima panoramica e andremo a parlare con Iver, ma nel prossimo episodio. Ciao a tutti!